Eccolo qua, è Benigni, Benigni. Ah. Lo sapevo. Caro Benigni, anche a me la... Bene. Ecco, buonasera. Saluta il tuo pubblico, fai un'altra mattana e poi... ecco, no, la sedia deve stare qui perché... È a rotelle. Guarda, sì, ma c'è il segno lì, guarda, rimettila lì. Ecco, perché non si può andare fuori i segni, sai? Io sono Benigni. Sì, no, questo lo abbiamo capito e poi... e lo temiamo anche perché chissà che cosa farai, che cosa ci combini. Ti sei preparato? Facciamo l'entrata, rifacciamo. Dei Lazio. Vuoi rifare l'entrata? Vabbè, rifallo, vai. Ma così, È simpatico. No, tutto uguale. Sempre al posto suo. Senti, Benigni. Sì. No, stai calmo, non ci voglio fare. Tu sei di Bergamo, mi pare, vero? Esattamente. Ecco, penso che io pensavo, tutti pensano che tu sia toscano. Sì, invece. Bergamo Alta. Bergamo Alta, Bergamo de Sola. Bergamo de Sotto che poi è quell'altra. Insomma, no, invece, a parte gli scherzi, noi scherziamo sempre, ecco, bisogna dirlo anche perché sennò... No, tu sei toscano. Sono toscano, sì. Di dove esattamente? Beh, sono nativo di Misericordia, un paese in provincia di Arezzo, però vivo a Vergaio, in provincia di Prato, dove ci sono gli stracci. Dove sono gli stracci, ecco. A proposito di stracci, cosa pensi di questo mio vestito fornitomi dalla Rai? Non pensi che sia fatto a Vergaio anche questo? È vero, c'ha un po'... c'ha quell'aria, vero? È bello, mentre però ti sei vestito abbastanza... Io sono vestito, diciamo così, da Giovanottino Vispo, che velocemente sono uscito di casa. Sì, più... Sì, più, diciamo... Più alla buona. Desmode, così. Ho preso uno straccio, così, e mi sono... E chiedo scusa, anzi, è gentile pubblico presente. Presente. Avevo fatto così, mica voleva l'applauso. No, basta, adesso ogni volta che fai così... Chiedo ai gentili pubblico. Sì, sì, ogni volta che fai così ti danno l'applauso. Oh, uno straccio sembra un principe. Va bene, no, veramente, tu anche con uno straccio addosso sembri uno stracciarolo, effettivamente. Senti, tu hai quell'arguzia, insomma, ecco, questo volevo dire. Hai l'arguzia toscana. Quella lì. Finalmente sono riuscito a dirlo, questa arguzia toscana, che è tipicamente toscana, che non è l'arguzia... L'arguzia toscana. Sì, perché non è l'arguzia lucana, non si è mai sentito dire l'arguzia lucana o l'arguzia tridentina, per esempio. No? Non si è mai sentito. Invece l'arguzia toscana si dice sempre. Tu hai quell'umorismo leggero, insomma, raffinato, un pochino inglese. All'inglese, ecco, esatto. Sottile, ecco. Esatto. Di cui, se permetti, io vorrei darti un assaggio adesso, in questo prossimo... diciamo brano tratto da una tua trasmissione televisiva.